amici, guardate che cosa ho qui! Una valigetta dell'orrore! Sicuramente qualcuno di voi si ricorderà cosa c'è qui dentro, perché c'è il marchingegno per la scossa! Lo andiamo a prendere insieme! Aiuto, che casino! Perché oggi, amici, andiamo a fare una prova a non ridere a tema Brawl Stars, ma con la scossa! Tanto io non riderò mai, quindi non mi preoccupo proprio di niente! Intanto devo attaccarmi uno di questi alla maglietta. Ecco qua, tipo così, in questo modo. Poi c'è scritto on e off. Io direi di fare on. E come potenza io direi di iniziare soft. Iniziamo con un tipo 25-30, perché poi ogni volta che vado a ridere aumenterà sempre di più. Allora, io sono sicuro che non riderò mai. Guardate qui che drips. Guardate questi cavi incredibles. Oddio, ma c'è una palla? Ma perché Spike è diventato una palla? Ma perché così già sono messo... Oh! El primo is here. Cosa? Pina punch! Non sto ridendo, era soltanto una puzzetta con la bocca. Ok, è un pochino storto questo, è il primo, posso dire? Lui perché ride? Perché ma si sono accappottati, ma rotolano, ma perché fanno così? Ma sono proprio delle palle. Oh, wow, lo sta colpendo, ma non si riesce a muovere perché c'ho i pugnetti piccoli. Oh, ma quel corvo lì dietro? Ah! Oh, mamma mia, gli ha tirato una culata incredibile. Ok, il corvo ha fatto la kill, però Spike è stato buttato via per rimbalzo, essendo una palla, manco fosse un insetto pallina. Oddio. Ok, dai, spara coso, prendi power up. Ah, c'è che panza. Ma secondo me si è mangiato troppi power up, eh? Devo stare veramente attenta a questo, amici. Mi fa veramente molta paura. Ah, pure Shelly. Ma questo è un multiverso. Ehi, ehi, ehi. Ma quelle erano le chiappette di Pocho. Scusate un attimo, voglio un attimo rivederle. Sto per ridere, aiuto. Ok, mi sono calmato. Non potrò mai ridere, non potrò davvero mai ridere. Vai, Pocho, vai. Allora, quell'ukulele è un po' piccolino, mi sa che devi prenderne uno un po' più grande. Non arrivano i colpi. Poco, almeno tu riesci, poco loco. Vai, colpiscila. Oh, cacchio. Bull ha ucciso. Vuole rimanere amico, ma non credo. Ma no! No! L'ha tradito! Ok, Eugenio ha fatto due belle kill. La Shelly se ne rotola dentro al cespugliazzo e c'ha dei denti mancanti. Oh, mamma mia! Perché in teoria questo coso dovrebbe funzionare con il battito cardiaco, che tu più ti gasi e più parte l'elettricità, no? E quando ridi ti gasi un sacco e parte. Che male! E ma adesso fa qui, sai perché ho riso? Perché questo qui, cioè, mi sembra Gigino. Cioè, è lui, guardatelo, c'ha gli occhi storti. Adesso, come promesso, bisogna alzare la potenza. E questa qui mi sembrava già potentissima, ma a quanto pare non è quella più potente che ci sta. Quindi da 20 passiamo a 50. Allora, ci sta un energy drink? Ma non è nascosta. Ma è proprio un pallone da calcio. Sei un pallone gonfiato. Oh, mamma mia. Ma non ci credo. Ma io dico, la panzata l'ha buttato fuori. Ma che cazzo? Non posso ridere, già ho perso un cuore, mannaggia la miseria. Perché sì, abbiamo tre cuori. Mi ero dimenticato di dirvelo. Abbiamo tre cuori e adesso ne ho perso uno. Se li vado a finire tutti sarà un problema per me, o almeno per la carta di papà, perché poi vado da lui e bisogna shoppare per forza. Io non c'ho i soldi, quindi shoppa lui, insomma. Oddio, sono spawnati, sono troppo stretti. Ma dai, ma che cos'è questa cosa? Sono proprio tutti schiacciuti così. Ma lui è morto per una scureggia. Ma cosa fanno questi due adesso? Si danno i bacini? No! No! Oh, cacchio, è spawnato l'orso, che è ancora più grosso. Ma perché sono tutti palline? Non capisco. C'è stata una malattia.
tutto. A volte mi fa anche un po' paura, oltre che ridere, posso dire? Down the mine! Ok. Alcuni sono veramente divertenti, devo dire la verità. Tipo lui che è tutto storto, che zoppetta via, ma si rompe la molla perché è troppo pesante. Oddio! Comunque non ho fatto niente, è stato completamente inutile se la urla. Lo posso già ridere di nuovo, ragazzi, Già, oddio, sta piangendo con un dentino davanti. Oh, mamma mia. Ok, questi due sono fortissimi, ragazzi, Sono la duo più forte del mondo, ma sono troppo palloni per prendere le power up. Oh, cavolo, c'è Frank! Diventa invisibile? Ho capito, però se la prendi in mano... si vede. È tanto grande. Si vede. Leon, non so se è stata una cosa molto intelligente, posso dire? Oh, cavolo! Frankie Bibi! Un meteorite. È stato il primo? Oppure è stato il meteorite della modalità? Oh, Semino. Dai, ma pure Semino è una palla. Oh, ma stanno ammazzando tutti, ma sono fortissimi. Ma è spawnato di nuovo, vuol dire che c'è qualcuno in vita. E chi cavolo è che si nasconde? Un'eternità dopo. Continuano ad ammazzarlo, ma com'è possibile? Che cosa sta succedendo? Chi è? Non c'è nessuno. Oh. Ma... il Brawler Luna gli ha tirato una scurreggia! Ok. Abbiamo un ovetto! Oh! I papà e mamma corvo! Vediamo chi nasce! Baby Corvino! Sei il mio nuovo amichetto! Ciao, Baby Corvino! Ciao! Ma sono tutti così piccolini! Oddio! Ma è Pippi! E mi sono innamorato! Guarda, c'ho gli occhi grossi! Prende la caramella, se la magna. E che com'è carina. Ehi! È il primo a non mi toccare la cruscia. Oh, wow. Si sta mangiando la gomma, ma non c'ha i denti per masticarla. È un casino. Ma sa già fare la bolla, ma che bravo. Oh, gliela sputata in faccia. Ok. Fermatelo. Wow! Corvino! Ehi, Corvino però, adesso. Calmati, perché lei è mia, Godo! Oh, mamma mia! Ah! Ma gli hanno buttato una mazza in faccia, ma poverina! Però godo, perché nessuno mi deve toccare la mia bibi, che è così piccina. Ehi! Perché sta urlando? No! La sta inseguendo! Oh, no, non mi dire che adesso glielo lanciano addosso. Cioè, ma c'ha pure il pandolino questa Iris, ma poverino! È tornato indietro! Sì! E la Bibi è sempre qui! Oh no, c'è pure un Beryl! E ora diventano amici? Sono diventati amici, sono un po' invidioso! Qui c'è un Bomber che vuole fare un box opening! Vediamo, ci sono delle gemme lì sopra! Ci sta lo shop e ci sta Sandy! Oppure le mega casse! Shop a Sandy o shop alle mega casse? Beh, io shopperei Sandy perché c'hai 700 gemme e non la troverei mai dalle mega casse! Cioè, devi essere davvero molto sculoso! 700 uguale Sandy, ma magari mega cassa uguale tanti altri brawler, quindi può essere che con meno si crede intelligente, dico. Mi sa che troverà poca roba, io no, ho questo brutto presentimento. Questo però è il vecchio aggiornamento, amici, questo è quando c'erano le casse diverse. Io ancora ero piccolino, però mi ricordo, ho visto dei video. E lui apre, ma non ha sbloccato niente. Non ha sbloccato niente, gli rimane l'ultima cassa. Vediamo. Vai. Oddio. Un nuovo brawler. Godo. Sono io il bambino più sculato del mondo. Che male! Che male! No! Come faccio a dimenticarmi che non devo ridere se poi c'è sta pure la scossa? Sono proprio stupido! Era letteralmente a 50 e qui adesso dovremmo aumentarlo ancora di più e arriverà a 80! Cos'è qui? Sta vendendo la casa?
1500 gemme. Cioè, ha venduto il suo skateboard per avere le gemme. No, ma non puoi fare così. Non puoi fare così. Ma shoppate e basta, che costa meno. Ma così non sbloccherai mai niente, brothers. Questo può sbloccare il telefono. Aiuto? No, ha venduto tutto, la palla e la staccionata. Questo mo veramente non c'ha più un tetto di casa. Gli sta nevicando addosso. Non ce la fa, bro. Fagli sculare qualcosa, poverino. Dio! Sandy! No! Non ci posso credere. Non ci posso credere. Senza casa, telefono scarico. E adesso non c'è nemmeno il caricatore per caricare il telefono, perché l'ho venduto proprio nel momento in cui ho trovato Sandy. Che sfigato! Oh, ma stava sognando. Meno male, meno male. Oh, mi sa che non stava sognando. Qui abbiamo Ciccio Ringhio che deve prendere l'osso. E prendilo. Oh, mamma mia. Come sono brutti. Prendila, ride, non prenderlo. Oh, mamma. Oh, scappa! Ok, non riesce a scappare perché, diciamo, è un attimo in una situazione complicata. Ci sono delle palle. Ma cosa sono queste palle roteate? Ma chi è? Sonic? Ma come fanno a roteare? Ma perché roteano? Non capisco. Diventano tutti insetti pallina qui. C'è la malattia degli insetti pallina. In the lead, winning number one. Ok, tutto a posto. Oh, mamma mia, è robotato! Ha preso solo Edgar. Ma guarda come l'ho schiantato! Sembra una sottiletta! Buone le sottilette, però, devo dire la verità. Però se è una sottiletta Edgar non mi piace. Oh, oh, wow. Piper, Piper, tu eri molto più carina, Piper. Posso dirti la verità? Oh, mamma mia, l'uccello ciccione sopra il cappello di Dynamite. Ma che cosa? Oh, oh, no. Ah, stavo per ridere. Non posso ridere, non posso ridere. Ho paura. Perché come prima ha fatto davvero male, potrebbe fare davvero male anche adesso. E guardate, anche lì ci sta la scossa. L'uccello pisello ha preso la scossa come l'ho presa io. Grande brother, hai tutto il rispetto. Oddio, si stanno guardando dritti negli occhi. Ora fanno una sfida. Carlozzo contro Stu. Ci sta Piper che è dimagrita. Prima era tutta pallina, adesso è diventata normale di nuovo. Ok, vediamo chi è più veloce. Ciao Bibi. Ciao. Lì cingola un po' però. Scringhetta, scruluccica. Tutti che ridono, ma dai. Ma perché lo prendete in giro? Ma poverino. Ma poverino. Oh, adesso cosa gli fai? Gli hackera la ruota? Anzi no, l'unico supporters. Lo zio. Lo zio di secondo grado. Wow. Ah no, ma perché ha scureggiato? Guarda lì, guarda, dai! Io tifo per Stu, perché lui è quello lì che tutti quanti odiano, perché Carlo c'ha la macchinozza e quindi un secondo loro vincerà sicuramente! No! È stato Infamous! L'ha buttato nei cespugli! Però c'è aspetta! Potrebbe sfruttare la cosa di Gelindo! Esatto! Esatto! Mamma mia! Questo Frank? Cosa vuole? Wow, wow, che male, ai ai ai. Lui è zompato via. E vediamo se adesso lo supererà. Guarda come vola. Ciao Rosa, ciao. T'ha tagliato i capelli. Oh mamma mia, mi dispiace. Questa risata di questo bimbo tutto storto mi ha fatto quasi ridere. Ok, gli butto una chiave inglese. No, gli ha bucato la ruota. E questo è a eccitare però, aggiustala. Aggiustala! Muoviti però, muoviti. Ho capito che è difficile trovare il problema. Oddio, gli ha attivato la su... Wow! Wow! Ha vinto! Sto un po' esagerando. Basta! Oh no, sono tornati i bambini! Vabbè, magari torna di nuovo Bibi. Allora, vediamo. Poco che ha finito i colpi e vai e spara. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Oh, mamma mia. Chi è nel cespuglio? Muoviti, spara. Oh mamma mia, quello è un casino, è veramente un casino.
No! No! Ma quanto ci vuole a ricaricarti quel colpo? Non ce la farà? Oh, mamma mia! Ok, c'è un baby colt col ciuffettino. Cioè, sono ciuffettino contro ciuffettino. E adesso cosa fa? No, mamma mia, sta bevendo il biberon. Questo è proprio piccolo. Gli è rimasto un po' di latte. Togliete quest'arma da questo bimbo. Io sono grande, tu sei solo un bimbo. Perché io ho 14 e 2000 anni. E tu ne hai solo due. E guarda come è fortissimo, però. Guarda come sta schivando tutto, è incredibile. È un mostro, è un mostro. Oh! Ah sì! Ah sì! Scusate, stavo un attimo. Ma cosa? Ma cosa ci fa quello lì sopra? Oh mamma mia, ma è fortissimo! Allora, amici, non so perché, ma sta diventando sempre più divertente questa animazione. Io ho veramente paura di fare una brutta fine. Non voglio ridere. Non voglio ridere, cosa fanno adesso? Chi è? Calma, teniamo la calma, perché qui se no la situazione diventa parecchio complicata. Ok, cosa ci fa questo? Cosa fa tutto? Ok, hanno lasciato questa roba per terra, perfetto, vediamo. Oh, ragazzi, perché mi fa ridere Eugenio? C'ha sempre gli occhi storti. Ancora, no! Mi vuole far ridere. Ma chi è questa che è vestita da gatto? Fanny Cat! Wow! Innamorato Brockzilla. Brock is OP. No. E me Eugenio come fa? Adesso capisci cosa si prova. A me mi avete rubato Bibi. Adesso lui fa vedere un po' il potere della panza, perché uomo di panza, uomo di sostanza. Chi c'era lì dietro? Ok, c'era uno Spike un po' sus. Può comprarsi dei costumi e delle gemme. Vediamo se ha delle gemme. Ok, c'ha un paio di cosine. C'ha una testa di corvo, non capisco. Non ha abbastanza soldi, mi sa. Infatti lui dice: non hai abbastanza soldi, ti posso dare questo che è gratis. Gratis? Ah, è interessante. Oh, wow, che schifo, che schifo, via. Adesso ci pensa Eugenio, io lo so, ci pensa lui. Vai Eugenio! Che cosa è stato questo rumore? Gli esplode il fattore? Che male, amico, ho finito le vite. Allora, deve finire il video, ok? Se rido di nuovo, allora ci sarà un colpo estremo. Un colpo da livello massimo. Livello massimo. Ok. Ok, non mi dire. Si fidanzano. Non ci arriva. Wow. Ma adesso sono diventati vecchi? Ma prima erano così bellini e carini, ora sono diventati vecchi? Ma come? Oh mamma mia. Vedo brutte cose. Posso staccarmela per piacere? Posso? Perché adesso arriva la vita extreme, la vita dura. La vita extreme extra, che se perdo poi mi porta il colpo supremo fortissimo. Allora, devo diventare la persona più seria del mondo. Non posso ridere mai più. Ehi, guarda come corre Maxim, ma secondo me non sta correndo tantissimo. Ormai è un po' invecchiato e scurreggia ogni passo che fa. Ok, questo sì, è morto. No, c'è la tomba con il nome di papà, ma dai. Sono morti tutti. Vabbè, ma morti si sta facendo una strage. Ok, facciamo che shoppiamo un pochettino. Non voglio far spendere troppi cash al papi. Ci compriamo questa skin che è bellissima, l'unicorno. Yahoo!
Poi con le gemme ci vediamo anche le monete. Eccole qui, andiamo a shoppare. Eccole qua, 3000 monetozze. Fatemi staccare questa roba di dosso che è stata veramente orribile. Mamma mia, andate via per piacere, butta tutto via, butta via. Ci vediamo, ciao!